In tetri tempi di sanguinoso smarrimento, ordinato disordine, pianificato arbitrio, disumana umanità, quando non vogliono più cessare nelle nostre città le agitazioni, in un mondo che è simile a un macello, spinti da voci di minacciose violenze, perché la rude violenza del popolo miope non spezzi le sue stesse macchine, non calpesti il proprio pane. Vogliamo riportare qui il Dio. Per questo ci siamo decisi a battere il tamburo per lui, sì che prenda piede nei quartieri della miseria e la sua voce risuoni nei grandi macelli. Attento stai, attento stai, attento. Ti vediamo uomo che anneghi, sentiamo che gridi aiuto. Fermate le automobili, frenate tutto il traffico su gente che va a fondo. Guardateci, veniamo. Ti portiamo da mangiare, non possiamo dimenticare quanto è lungo il tuo soffrire. 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 Non dire che non serve, perché tutto cambierà. Non può durare questo mondo ingiusto se tutti quanti marciano con noi senza paura e nella carità. Su, gente che va a fondo, guardateci! Veniamo! Noi siamo i cappelli neri, i soldati del Signore. Marciamo con tamburi e bandiere là dove regna il fermento e si minacciano violenze. Soldati, perché dobbiamo combattere contro il delitto, la miseria, le forze che ci vogliono trarre in basso. Ma ecco, prendete un po' di minestra calda, dopo vedrete tutto in modo diverso. Ma vi prego, pensate un po' anche a noi che portiamo alto lo stendardo di Dio. E se ci riflettete, vi convincerete che questa è la giusta soluzione per ogni cosa. Tendere verso l'alto e non verso il basso. Ma ditemi, chi è la causa di tutte le vostre disgrazie? Quel porco di Maule e i suoi compari! Ma il signor Mauler ora ha probabilmente più pensieri di voi. E voi? E non avete nulla? E che cosa ci perdete? Si conta in migliaia di dollari quello che ci perde lui. Ne naviga poco di grasso! Nella minestrina! Ma c'è dell'acqua pura! Che fa bene alla salute! È scaldata senza risparmio! Chiudete il becco voi altri ingordi e ascoltate la parola di Dio, se no niente minestra. Amici, ditemi dunque, perché siete poveri? Già, spiegacelo te! Ve lo voglio dire. Non perché non possedete beni terreni. Non tutti possono averli. Ma perché non avete sensibilità per ciò che sta in alto? Per questo siete poveri. Questi bassi piaceri verso cui tendete, questo po' di mangiare, una casa confortevole, l'automobile
Il teatro! Teatro! Questi sono soltanto rozzi piaceri dei sensi. Ma la parola di Dio è un piacere molto più elevato, e più intimo, e più raffinato. Eppure egli li nutre ugualmente perché cantano le sue lodi. Voi tutti volete salire, ma in che modo? Che cosa deve avere un uomo per poter salire in alto? Ci vuole il colletto bianco! Eh no, sulla terra forse ci vuole un colletto bianco per far carriera. Ma davanti a Dio ci vuole molto di più, tutto un altro genere di splendore. Ma come credete di poter salire? Con la violenza? Come se la violenza avesse mai portato... Attenzione, c'è lì per un posto di lavoro. Uno solo sarà il 300 per un buon posto, dentro la quinta fabbrica. Ehi, ma dove andate? Dove state andando? Non c'è più minestra! Ma la grande minestra divina, quella!